Signore e signori, benvenuti allo stadio di Giuseppe Piazza. Cordiale saluto da Bruno Pizzola, siete collegati con lo stadio Meazza di Milano per questa sfida tra l'Internazionale e il Foggia di Capitan Pirazzini. Tutto pronto. Partiti, Mariani, dietro per Mazzola, Burnic, avanti, ancora Mazzola riceve il pallone, Internazionale che parte subito all'attacco, dei segni al limite. Viene fermato il suo passaggio Villa, da questi a Regioni, ex milanista come appunto Silvano Villa. Avanza Regioni, si ferma Regioni, attende qualche compagno, poi Golino, altro milanista, Golino, limita il tiro, la parata di Lidovieri. Foggia dunque che va al tiro per prima contro la formazione nerazzurra. Facchetti, avanza capitano Facchetti, con la grinta e lo stile che lo ha sempre. Attenzione Facchetti, capitano Pirazzini mette il pallone in fallo laterale, scontro fra titani, Mazzola, prova il cross, Mazzola calcio d'angolo, Facchetti dicevamo lo stile che l'ha sempre contraddistinto, no, l'arbitro ha dato la rimessa dal fondo, Trentini al rinvio. Mazzola, Oriali. Ancora capitano Facchetti, prova il lancio in aria verso Bonimba, attenzione Mazzola e l'arbitro, attenzione, dà il calcio di rigore, calcio di rigore contro il Foggia, Ligori protesta vivacemente con l'arbitro che non vuole sentire ragione, calcio di rigore, rivediamo l'entrata, ecco Mazzola, beh francamente poteva anche non starci. Risegna sul pallone Trentini contro Bonimba, il tiro alla parata di Trentini, strepitoso, grandissimo Trentini che ha parato il calcio di rigore a Bonimba, incredibile gesto tecnico del portiere che si è buttato alla sua sinistra, attenzione Villa fermato da Oriali, Inter dunque che sbaglia il calcio di rigore, Mariani, fermato Mariani, avanza Bruschini, marcata l'asse centrale del campo, quindi Facchetti, ancora lui recupera. Mazzola. Mazzola con gioca in una posizione da regista arretrato, Bonimba. Bonimba su colla, attenzione il tocco dentro, poi allontana la difesa del Foggia. Burnic. Attacca Golin, riesce a toccare verso Oriali, poi Golin contrasta e quindi il pallone termina fuori, la rimessa a Facchetti, Medin, cambia tutto verso Massa, questi di prima Fedele che opera un rilancio verso Mazzola, Oriali, Facchetti, prova la discesa il capitano, la mette dentro Villa, allontana, quindi palla in fallo laterale. Buona partita del Foggia che sta giocando senza alcun timore e reverenza, attenzione Facchetti la mette dentro per Mariani, Bonimba e la palla termina fuori. Foggia che si difende con ordine, attenzione pallone dentro e poi splendidamente il pallone viene messo fuori area. Fedele, momento di pressione dell'Inter, Massa di testa verso Bellugi. Anche lui si è portato davanti dalla Danforte, reparto offensivo, pallone che termina in calcio d'angolo. Alla battuta Massa, palla dentro, saltano i difensori del Foggia, quindi Golin. Avanza Golin, nasconde bene il pallone Golin, quindi Villa da questi a Liguori. Villa, Golin.
Golin al limite, Golin per un cross, avrebbe potuto tirare, si alza dalla panchina anche Francesco De Marco, che è l'allenatore di questa Foggia vintage. Mariani, il tocco avversariale, il cross dentro l'area, poi Valente di testa lontana, il tiro di prima, palla che termina fuori. Si dispera il giocatore interista, Bedin, però il pallone francamente non poteva impensierire Trentini, che ricordiamo ha parato anche un calcio di rigore a Boninsegna. Tanto Francesco De Marco dà indicazioni a Capitan Pirazzini. Massa, attaccato da Bruschini, Bedin, sempre Bruschini a disturbare. Mazzola, instancabile Bruschini che va ora su questo e ora su quello. Facchetti la mette dentro, Mariani libero, poi Del Neri mette in calcio d'angolo. 32 minuti nel corso del primo tempo, palla dentro, allontanano ancora i difensori del Foggia, quindi Golin prova a far ripartire l'offensiva dei rossoneri. Satanelli che si difendono, ripetiamo, senza fallo. Colla, tocco all'indietro per Bruschini, da questi a Liguori, fermato da Burnic. Mariani, Bonimba, Massa, prova Massa, da via sulla destra, attenzione, Boninsegna messo a terra, e c'è un altro calcio di rigore, ancora calcio di rigore, questa volta dobbiamo dire che era il Pinetta, ecco Pirazzini, capitano che cerca di far cambiare idea, ecco, rivediamo l'azione, Bonimba viene agganciato proprio da Capitan Pirazzini che ha scelto male il tempo, attenzione Boninsegna, parte Bonimba, il tiro e questa volta spiazza Trentini. Inter in vantaggio, Inter 1, Foggia 0, gol di Bonimba su calcio di rigore. Questa volta non ha sbagliato Boninsegna. Spiazzato nettamente Trentini, ecco, rivediamo anche da questa golazione. Bonimba esulta, braccia al cielo. Molto bella anche questa ripresa. E vedremo se ci sarà la reazione di Satanelli. Del Neri, Bruschini, Valente, Villa, Cimenti, prova la discesa il terzino, va via Cimenti, fermato, fallo laterale. Villa, Capitan Pirazzini, Liguori, fermato, Facchetti, il tocco per Oriali, Bonimba, l'autore del gol prova a passare a di fronte Capitan Pirazzini, quindi Mariani. Calcio di punizione per l'Inter. Mazzola la battuta, palla dentro, colpo di testa, poi Capitan Pirazzini allontana, quindi Valente. Golin, Facchetti, Massa, Del Neri prova a contrastare l'ala destra, Massa la mette dentro, Regnoni, Liguori, prova a far ripartire l'azione Liguori, il tocco per Regnoni, molto bello Regnoni, Regnoni è troppo solo, dovrebbe darla, Liguori, Golin, fermato Golin, l'arbitro fischia, c'è probabilmente un fuorigioco e difatti. Vieri è la battuta e finisce il primo tempo a Milano, Milano 1, Foggia 0, gol di Boninsegna su calcio di rigore. E riprendiamo il collegamento da San Siro per questo secondo tempo tra l'Inter e il Foggia. Come detto in precedenza, Foggia sotto di un gol per effetto
di un calcio di rigore segnato all'Inter realizzato da Benisegna, che ne aveva già sbagliato uno al 9 minuto del primo tempo. Rigore parato da Trentini, che e poi nel secondo penalty è stato spiazzato e c'è gol! Gol del Foggia! Pareggio molto bello di Ragnoni, che ha girato di testa un cross incredibile. Il pareggio non ce l'aspettavamo neanche noi, francamente. Ecco, rivediamo l'azione, tutta molto bella. Il cross di Capitan Pirazzini, la palla colpita da Ragnoni e buttata alle spalle. Scusate, il cross è stato del numero 8 del Foggia, non di Pirazzini. Dovrebbe essere del Neri. Mazzola. Bonic, Massa. Fedele. E vedremo che tipo di reazione potrà avere l'internazionale. Attenzione, palla dentro. Pirazzini allunga per Trentini, che poi spazza via di piede, colla, gol. Adesso il Foggia, attenzione, Liguori, il tocco per Ragnoni, la torre del gol del pareggio per lui, una sorta di derby, perché Ragnoni è stato per anni al Milan. Attenzione, gol, il tiro, la grande risposta di ieri. Foggia che è esaltato probabilmente dal pareggio. Pirazzini, palla dentro, troppo bassa, colpo di testa di Facchetti a liberare, altro calcio d'angolo. Dovrebbe alzarla di più Pirazzini, vediamo, palla dentro, quindi prova un tiro incredibile da fuori, molto bella. Rivediamo. È stato il numero 2 colla, dovrebbe essere. Liguori. Palla dentro, anticipato Ragnoni dal difensore dell'Inter, quindi palla che va sulla tre quarti, arriva Benisegna e mette il pallone in fallo laterale. Foggia che sta giocando un grande secondo tempo. Massa. Fedele. Palla che termina in fallo laterale. Bedin. Foggia che non sta cedendo neanche un millimetro a quest'Inter. Benisegna, Massa, Fedele, fermato, fallo laterale sempre per l'Inter. Mazzola, palla dentro, prova a colpire di testa, Benimba è fermato, Riali, murato il suo tiro, fallo laterale. Massa, attenzione, Riali al limite, dentro per Mariani, il tiro, la palla si impenna sul controllo di Mazzola, poi esce Trentini e fa solo la sfera. Lungo rinvio del portiere foggiano, Liguori. Liguori tocca lì dietro per Pirazzini da questa villa. Ancora Pirazzini, attenzione, Pirazzini, fermato. Ancora Pirazzini, villa. Cimenti che è stato l'autore del tiro messo in calcio d'angolo, chiedo scusa, erroneamente di Sicolla, ma trattasi di Cimenti. Oriali, Onimba, Mariani. E l'Inter fa fatica a trovare corridoi liberi dove poter infilarsi. Il Foggia ha chiuso qualsiasi varco. Attenzione, ottimo pallone per Golin, che però è marcato molto bene. Massa, Benisegna, ha di fronte Valente, passa il foggiano, poi molto bene Bruschini per Cimenti. Liguori, ottimo il controllo di Liguori, danno la mente a Cimenti, da questi a Ragnoni. Prova l'ex attaccante milanista, ottimo sovrimo dentro per Cimenti, che poi è fermato all'ultimo istante. Ha rischiato grosso l'internazionale. Benimba, prova a far filtrare il pallone, poi Pirazzini, dietro per colla. Del Neri,
Mazzola, poi c'è un contrasto, l'arbitro dà il calcio di punizione ai giocatori del Foggia, la battuta colla, palla dentro l'area, il colpo di testa, il pallone che tende fuori, si dispera Broschini. Ottimo questo colpo di testa, Broschini che si è portato in area per tentare di far male alla difesa nerazzurra. Broschini, Liguori, Golin, dentro per Liguori, al limite Liguori stava caricando il destro, è stato fermato proprio all'ultimo istante con una quasi una spallata che lo ha destabilizzato. Colla, attenzione, dentro per Golino che non controlla bene, poi palla che torna sul fondo. Foggia che sta giocando il secondo tempo strepitoso, mancano ormai poco meno di 8 minuti al termine, sempre 1-1, pareggio meritato da parte dei giocatori rossoneri. Rogioni ha di fronte a Sebogic, tira palla Rogioni, chiude lì dietro per Villa, da questi a Delleri, Delleri, Delleri cerca lo spazio, Delleri non passa, Bellugi, Mazzola, cominciano a spazientirsi anche i tifosi di parte interista, non sono più baldanzosi come nel corso del primo tempo, l'Inter è in difficoltà e i tifosi lo hanno capito, a maggior ragione dovrebbero supportare la squadra. Mazzola, Mazzola dentro per Massa, fermato ancora Mazzola, Fedele prova la discesa, il difensore interista fermato splendidamente in fallo laterale. Delleri ha disturbato, palla dentro e poi termina in calcio d'angolo. La battuta Massa, potrebbe essere l'ultima occasione, palla dentro, allontana la difesa, poi lo stop di Bonissegno, Golin, l'arbitro dice che c'è fallo, ma francamente poteva anche lasciar correre, vediamo se potrebbe essere l'ultima occasione. La battuta Mazzola, attenzione, parte Mazzola, il tiro e la traversa, il gol! Proprio all'ultimo istante l'Inter si porta in vantaggio con il suo libero Burgic. Peccato, è un Foggia che avrebbe meritato il pareggio per come ha giocato. Gol che è arrivato su un calcio di punizione francamente discutibile. E vediamo, palla che va a battere sulla traversa e quindi Burgic davvero centravanti ha realizzato il gol del 2-1. Peccato perché il Foggia, ripetiamo, meritava il pareggio per come ha giocato questo secondo tempo. E vediamo se ci sarà il tempo per una rimonta che sarebbe storica. Liguori, un minuto di recupero, dovrò buttare subito la palla in avanti. Pirazzini, Villa, Rogioni, Villa, ancora Rogioni, potrebbe essere l'ultima opportunità, Liguori prova il tiro, non passa e ormai è finita qui. E da Milano concludiamo con la vittoria dell'Inter per 2-1 sul Foggia, da Bruno Pezzoletti in Torino allo studio. Plus a touch of class. He walks in and brings that grin, and they all fall en masse. Got to be the total hoot. Plus a touch of class. You find you'll adore her cool, plus that touch of class. Want to toast the Maximos, simply raise your glass. I'm involved, cause he's resolved to hit and run and pass. So he thought, till he got caught by a touch of class.